Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, in questa santissima notte nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del Tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della Tua gloria, benedici questo fuoco nuovo. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno, per Cristo nostro Signore. Il Cristo, ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega, a Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli eterni. Amen. Per mezzo delle sue sante piaghe, e gloriose, ci protegga e ci custodisca il Cristo Signore. Amen. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Thank you.
Fresca la terra inondata da così grande splendore, la luce dell'Eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. Tu sei la luce, tu sei la vita. Sarà fonte di luce per la mia.
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale, che un fuoco ardente acceso in onore di Dio, pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'ape madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne, salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo figlio, che hai suscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Ed ecco, era cosa molto buona.
Sei tanto grande, Signore, mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Manda il tuo spirito, Abramo rispose: ecco,
riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo, rispose. Ecco, l'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul nido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Stendi la mano sul mare e dividilo.
perché gli israeliti entrino nel mare asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro, a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare, infatti il mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette a lui e Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:
li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Farò di rubini la tua
me la giura. Le tue porte saranno di vermi, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Grande sarà la prosperità dei tuoi figli. Sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere, dallo spavento, perché non si apposterà. Parola di Dio. Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
vostro guadagno per ciò che non sazia. Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo vivo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato. Parola di Dio. Thank you.
profeta Baruch ci consegna una meravigliosa beatitudine. Beati siamo noi perché conosciamo ciò che è gradito a Dio. La parola di Dio è un dono immenso. Nel battesimo essa ci ha fatti rinascere e ci ha aperto l'orecchio perché possiamo ascoltare come discepoli. Dal libro del profeta Baruch. Ascolta Israele, i comandamenti della vita. Porgi l'orecchio per conoscere la potenza. Perché Israele? Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza, colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi, colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le ha chiamate ed hanno risposto, eccoci, e hanno gridato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita, quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna Giacobbe e accoglila, cammina allo splendore della sua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Parola di Dio. Più dolci del miele e di un favo stillante.
me uno spirito santo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Crea in me. Gloria in excelsis Deo, et in terra patria.
anima siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. L'Antico Testamento si apre al nuovo, le figure e le promesse si compiono in Gesù Cristo che muore e risorge, e nel battesimo che ci fa morire e risorgere con Lui. La storia è ricapitolata, è la nuova creazione. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua resurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutti. Ora, invece, vive e vive per Dio. Così anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Il suo amore è per sempre.
secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo troverete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonate in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, lo abbracciarono e abbracciarono i suoi piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore. Per mandarle ad annunciare a Gesù
vadano in Galilea, là mi vedranno. Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato questa sera una grande abbondanza di parole di Dio che ci ha sintetizzato un lungo sofferto percorso di liberazione. Da una parte la fragilità dell'uomo che si rialzava in cadena, dall'altra sempre premurosa l'azione amorosa di Gesù e del Signore che si chinava per abbracciare l'umanità e rimetterla nuovamente in cammino. Vi darò un cuore nuovo. Che bella espressione. Toglierò da voi il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. Fratelli e sorelle, è questa l'ora, il momento di aprire finalmente la tomba del nostro cuore, liberare la pietra per far entrare la luce di Cristo crocifisso e risorto. Abbiamo bisogno della tenerezza. Toglie dal fango e ci porta nella sua gioia, nella sua gloria e ci indica la strada per davvero vincere il peccato e il male e godere il paradiso già qui in terra. Finiamo di fare i grandi, finiamo di fare i professori, i maestri, impariamo ad essere discepoli, fratelli, sorelle, che si abbracciano con la gioia dello stare insieme, col desiderio di ritrovarsi sempre, e il coraggio, la forza di andare ad annunciare, così come siamo, ma pieni di Dio, che è Cristo, che noi abbiamo crocifisso e risorto. Ci amo. Buona Pasqua. La terra e il cielo, perciò invochiamo i santi che celebrano con noi questa notte gloriosa e ci sostengono nel rinnovare le promesse del nostro battesimo. Benediremo voi il fonte battesimale e faremo cara e impegnata memoria del nostro battesimo. Carissimi fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su questo fonte battesimale.
perché tutti quelli che nel battesimo saranno rigenerati in Cristo siano accolti nella famiglia di Dio. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque,
perché contenessero in germe la forza di santificare, e anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi, come allora, l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue e acqua, e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunziate il Vangelo a tutti i popoli e battezzatevi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale, per Cristo nostro Signore. Amen. Accendiamo adesso i ceri e teniamoli in mano, mentre rinnoviamo le promesse del nostro battesimo. Vogliamo essere vigilanti in attesa del Signore, che sempre ritorna vittorioso nella nostra vita. Adesso veneriamo l'acqua che è stata presentata da voi nel mondo. Fratelli e sorelle carissime, preghiamoli umilmente il Signore Dio nostro, perché benedica quest'acqua con la quale sarete spersi nel corpo del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. Adesso tutti quanti ci raccogliamo per un momentino in silenzio di preghiera. E l'opera ancora più ammirabile della nostra salvezza. Degnati di benedire quest'acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà attraverso l'acqua del Mar Rosso. Hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la sua sete. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, nell'acqua del Giordano, santificata dal Cristo, ha inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravviva, Signore, in noi, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo, nostro Signore, e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E ora, fratelli e sorelle, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova.
ora al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le nostre promesse battesimali, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, nostro Signore, per la vita eterna. Amen. È abbondante, ma va bene. Thank you.
fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime, che la gioia della Pasqua si estenda nel mondo intero. Preghiamo insieme, diciamo, per la resurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Padre. Per la risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Padre. Per la Chiesa, illuminata e santificata in questa santa notte, in cui il Cristo ha vinto la morte, perché viva nella speranza di condividere un giorno la comunione piena con il Padre e il Figlio, nello Spirito preghiamo. Per la risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Padre. Per i cari fumi ribattezzati in questa notte santissima, perché risorti a vita nuova come figli di Dio, siano accolti con gioia e con gratitudine dalla comunità cristiana, preghiamo. Per la risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Padre. Per l'umanità, perché nella cultura globalizzata in cui vive e riconosca nel lieto annunzio del Cristo morto e risorto la via per la pace e il dialogo, preghiamo. Per la risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Padre. Per noi che cantiamo gioiosi l'inno di vittoria del Signore risorto, perché in ogni circostanza della nostra vita comunichiamo la gioia di essere salvati, preghiamo. Per la risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Padre. E su ciascuno di noi, nella riservatezza del suo cuore, dica la sua preghierina a Cristo crocifisso risorto, affidandola per le mani della madre, che qui veneriamo con il titolo della consolazione. Tutti abbiamo bisogno del suo amore, della sua presenza. Preghiamo per la risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Padre. O Padre, che nella risurrezione del tuo figlio dissolvi ogni paura e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi ad ogni uomo che si dice cristiano di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere con la fede di chi nel battesimo si sente risorto per Cristo nostro Signore. La celebrazione dell'Eucaristia è l'ultima parte della Vega. Siamo al culmine di questa notte santa, pregustazione della Pasqua eterna. Ci sazieremo dei divini misteri e saremo rinnovati da essi. Fare la comunione durante questa veglia con la coscienza purificata è veramente fare Pasqua. Oh,
celebrati questa notte, nella quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete voi a vostro, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivremo nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo Gesù risorto, datevi un segno di pace. Per la comunione ci saranno tre
Chiesa. Siete venuti qui, avete pregato con noi, ci avete aiutato,
ringrazio coro polifonico, ai diaconi, ai ministranti, a tutti a nome della fraternità cappuccina e anche a nome vostri scialamentati ci vedono sempre con queste belle esibizioni e non dimentichiamo il coro, la scuola cantorum che il diacono Silla sta ci portando avanti che porta il titolo di padre Gesualdo Malacrinò che ha animato per le messe domani sarà ancora presente. Chiediamo su tutti voi la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi custodisca nella sua pace.